Antigua musica, né? A me ne hanno sentito tanti corsi. Appena vabbè, ma non vorrei mica paragonare i Mufflini con i Beatles, dunque. I Beatles o le Zeppelin. O i Moody Blues, o i Pink Floyd. Ma stamma sente cosa hanno queste mele? Fammi la sesta una, eh. È buono. Di una mela corsa, almeno una mela inglese. Voilà. È buona, ma i Beatles hanno fatto Apple Records. Manda via mela, eh? Vedi una mela, eh? Vedi un trogno. Un bel tutto duro, no? Chérie? Oui? Tu as envie de fraises? Non, et puis c'est pas la saison. T'es sûr? Oui, je suis sûre, je veux pas de fraises. D'un café, peut-être. Avec des fraises? Non, avec du sucre. Ah, dommage. Mais quoi, dommage? Rien. Quoi, rien? Ben, je les mangerai tout seul. Quoi donc? Mes fraises. Tu as des fraises? Tu as envie de fraises? Tu serais pas enceinte? Ah? Enfin, des fraises. Bonjour. Tu n'as pas mai raccontato que la storia non était reperto de Marseille? Ah, oh, quand il m'a raccontato a mon zia in Bastia. Et qu'est-ce qui? Contami la donna, eh? D'ailleurs, un avion. Passo il au piloto. Guarda che mi sono scordato a mozia in Bastia. Quello sciocco è una frenata. Bol temporetto. Cacche ma mozia. E ripartimo in Marseille. Oh, ma caccia una pena. Che poi mica possibile. Ah, è vero. Ma forse non era mica un avion allora. Sarà stato un battile. Ehi, era un battile. Allora, era un battile. E dica al pilota, guarda, mi sono lasciato a mozia in Bastia. Quello sciocco è una frenata. Rivene un temporetto. Cacche, ma mozia e ripartimo in Marseille. Ah, così sì, vedi? Si pronta? Parti di già? Sicuro, è l'anniversario di Pier Adrien, ti sei scordato. Vabbè, di 24 se 22, poco tempo. Andiamo in aia, cioè. Con l'embouteillage, se non partiamo oggi. Giungeremo poi al 24 e anco. Dieu, rate la radio. Ah, allora, moviolo. Allora, cosa mi conti? Hai mangiato? Sì. Con quale parli? Ecco, moviolo. Stamma sente, chiama Peppe, l'ha già domandato qualcosa. No, no, babbo è qui in Caragudo, vi cerca. E noi in Caragudo? E in due da esse, io cerco in barro. Allora, farga il circallo. Eh no, e se lo volta qui? Ma tanto gli dici che so fare il circallo in barro. Eh no, dopo passi in barro, poi voltate qui e fate che passi bene tutta la giornata. Oh. E rimerca che, mi caccerà appena di grassa tra me in due. Vabbè, Babi due è più grasso che me, Dio e ne dica. Credete in Dio, poi, avò? Ma quando mi arrangio io credo in tutto, mi? Che stai là di, mamma? Mi stai mica sente, mi? T'imagines? Oh, t'imagines? Si on avait eu des enfants ensemble. Et alors? Et alors? Galère. Les fièvres, les écoles, les cris, les caprices, les rendez-vous avec les profs, enfin bon. Ouais, mais tu oublies aussi les joies, les anniversaires, les scrogneugneux, les guidi-guidi, les poutou-poutou. Mais les scrogneugneux, on n'a plus de temps pour nous deux. Bah, quand même. Eh ben oui. Attends, t'es fou, fini les sorties. Les soirées fiévreuses et tout. Après une grossesse, tu perds ta libido. Et puis alors là, tu fais l'amour une fois par semaine, voire une fois par mois. Oui. T'assures, hein? T'as peut-être raison. Eh ben oui, j'ai raison. Dors, va. Oh, che facci? Ah, non da. Come sempre. Allora, vabbè. Allora,
No, non, non, faccio non ne voleva oggi. Ah, se cujo giomi. E lo va bene. Vale. E di basso. Oui, è sicuro. Allo? Ah, come? Sicuro che ti riconosco. Quanto è che non ci vediamo? Vabbè, Allora, che fai tu qua? Sentimi, tua maniera. Ci chiameremo, mi ridiamo così beimo. Sicuro. C'était... Waouh. Waouh. Ce sera pas si pâté de tête qu'aphrodisiaque. Je suis plus sûre de rien, là. Je vais tester. Vas-y, prends-en plus. Encore. Vas-y.